Questa prima parte del mese di febbraio ha visto segnali di volatilità e nervosismo sui mercati, con i principali indici azionari che non sono riusciti a tenere i massimi che avevano raggiunto a inizio mese. Una delle cause possibili può essere il fatto che siamo addirittura d'arrivo negli Stati Uniti con l'approvazione del piano fiscale di Biden da 1.900 miliardi di dollari e sappiamo bene come in entrambi i rami del Parlamento i democratici non abbiano una grande maggioranza, quindi il margine d'errore è abbastanza limitato e probabilmente i mercati lo sentono questa tensione. Inoltre, a livello di tassi, in particolare, abbiamo assistito nelle ultime settimane a un forte dibattito attorno al fatto che soprattutto i tassi reali stiano salendo in maniera troppo repentina e possano creare problemi alle attività di rischio. In realtà stiamo assistendo negli Stati Uniti in particolare a un movimento molto forte e reflattivo. Se andiamo a guardare le cosiddette break-even inflation, ossia le stime di inflazione che il mercato deduce dai valori dei titoli con cedola legata all'inflazione, vediamo come l'inflazione a 10 anni abbia ormai raggiunto il 2,25%, un livello che non toccava. Che non aveva toccato negli ultimi 5 anni, neppure quando la Fed era in fase di rialzo dei tassi. A fronte di questo abbiamo dei nominali che sulla scadenza decennale hanno quasi raggiunto il livello di 1,5% di rendimento e quindi è evidente come il mercato, anche nella sua componente tassi, stia scommettendo forte sulla ripresa post-pandemica e c'è una stima dell'inflazione in aumento, quindi si pensa come la presenza sia di una politica fiscale che di una politica monetaria accomodante possa creare delle tensioni anche sui prezzi e probabilmente la Federal Reserve sarà, ce lo ha comunicato in tutti i modi, sarà meno pronta a rispondere a queste prime tensioni sui prezzi. A questo riguardo, proprio questa settimana dovremmo avere una conferma, dovremmo avere delle rassicurazioni da parte di Powell che dovrebbe parlare alla sua semestrale audizione al Senato e dovrebbe spiegare come appunto secondo i nuovi dettami dell'Average Inflation Targeting la Fed possa diciamo rimanere con un'inflazione leggermente in eccesso anche per un certo lasso di tempo. Questo dovrebbe tranquillizzare in un certo qual modo i mercati perché vuol dire che la Fed non avrà questa urgenza di fare un tapering come fece nel 2013. Sappiamo che nel 2013 il cosiddetto tapering tantrum, ossia la paura della rimozione troppo veloce del quantitative easing fece danno, fece perdere terreno agli asset rischiosi, in particolare guastò le performance di tutta la compagine emergente e quindi pensiamo che probabilmente la Fed cercherà di non rifare quell'errore, soprattutto a ridosso di un periodo così, diciamo, di ripresa così fragile come quello che segue a una pandemia. Se andiamo a guardare il lato credito, vediamo come il mercato sostanzialmente sia rimasto nei range dell'ultimo periodo, quindi non abbia reagito particolarmente male a questo rialzo dei tassi, con un investment grade sostanzialmente stabile, il main, l'indice degli investment grade a livello europeo rimane sotto quota 50, il crossover è appena oltre la quota di 250 punti base di spread, il ratio tra i due è passato da inizio anno da un valore di 5 di inizio anno ad un valore di 5,20, quindi pian piano sta leggermente, lentamente risalendo, però direi che siamo ancora nell'alveo di una situazione di relativa calma. È chiaro che questi movimenti di tasso da qui in avanti potrebbero poi rappresentare ovviamente un problema anche per il credito se non ci dovessero essere delle rassicurazioni da
da parte delle banche centrali. In settimana ci ha provato anche Lagarde, dicendo che la ECB avrà grande attenzione ai tassi, soprattutto ai tassi a lungo termine, in particolare perché sappiamo bene che soprattutto in Europa la situazione a livello vaccinale è sicuramente meno avanti, meno positiva rispetto agli Stati Uniti, e a fronte di questo abbiamo visto anche divise un pochettino diverse rispetto all'ultimo periodo. Il dollaro ha smesso quel lento apprezzamento che aveva iniziato qualche mese fa, soprattutto contro euro, e abbiamo visto in particolare gli emergenti come asset class in valuta locale tornare un pochettino indietro. La maggior parte delle divise, soprattutto quelle latinoamericane, hanno perso terreno contro dollaro. Unica eccezione in questo momento è rappresentata dalla lira turca.